Siamo con Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, nonché titolare del B&B Albergo Lamanna. Allora, ci stiamo occupando delle conseguenze, dei riflessi del coronavirus in ambito economico e non solo. In questa realtà, in questo scenario davvero apocalittico, ci sono comunque dei soggetti, degli enti protagonisti a livello locale, parlo di comune, parlo di provincia, parlo di regione. E allora, Irene, il tuo giudizio? Il mio giudizio? Non posso che, ahimè, fare... Il momento è difficile. Il momento è difficilissimo e sicuramente mi viene spontaneo fare un grande plauso e applauso all'80% dei cittadini tarantini che stanno in maniera autonoma rispettando il decreto nazionale. Certo, siamo stati ancora più lenti dei decreti nazionali a livello comunale nel pretendere che determinate azioni fossero perseguite da parte dei cittadini. Diciamo che ci sono ancora mercati aperti. Una linea più dura, più stringente. Beh, assolutamente sì, assolutamente sì. Si conoscono i tarantini, si conoscono i quartieri, si sa dove è talvolta si conoscono le pecore zoppe, quindi si sa dove è necessario intervenire. D'altronde, ora vedi, anche noi in questa stanza stiamo dando il nostro esempio. Noi viviamo giornalmente con guanti, mascherine, copriscarpe, stiamo mantenendo una distanza di sicurezza e stiamo comunque lanciando un messaggio, quindi stiamo facendo comunque un servizio pubblico. E, ecco, io mi aspettavo che anche il nostro primo cittadino, insomma, seguisse e volesse dare il buon esempio a tutti quei cittadini che, ahimè, talvolta sono un po' birbanti. Però una cosa importante, una cosa fondamentale, una negligenza importante, una mancanza importante da parte del comune, io fondamentalmente la sento. Abbiamo visto che sono state fatte delle sanificazioni importanti in tutte le città, a Taranto è stata proclamata questa sanificazione, ma io posso assicurare con assoluta certezza che qui nel quartiere San Vito, Lama e Talzano, la sanificazione non è arrivata. Poi, leggendo qualche commento su Facebook, mi sono accorta che in nessuno dei quartieri di Taranto, se non proprio nel borgo, quindi, è stata fatta la sanificazione. Le periferie non sono state considerate, i parchi sono stati aperti per troppo tempo, i mercati sono ancora aperti e poi c'è stato proprio un invito a mandare gli anziani al mercato nell'ora di punta. No, gli anziani devono rimanere a casa. Quindi, seppur vogliamo lasciare i mercati aperti per non danneggiare l'economia, non ci si può invitare con un messaggio gli anziani ad andare a fare la spesa, perché gli anziani in quanto tali molto spesso, e noi lo sappiamo bene perché abbiamo dei genitori che comunque hanno la loro età, molto spesso dimenticano o comunque non riescono a staccarsi dalle abitudini, quindi a mantenere le distanze, a stare attenti a non fare determinate azioni, a non commettere determinate azioni piuttosto che altre. Quindi il messaggio doveva essere: anziani, siete a casa, i mercati sono aperti, metto a servizio degli anziani un servizio sociale che aiuta gli anziani del territorio a fare la spesa. Ecco, stiamo parlando dei soggetti, diciamo, attori, dei vari enti territoriali. Parliamo della regione, parliamo di Emiliano. Abbiamo visto un Emiliano abbastanza, si trova bene in questa veste di sceriffo, quasi sceriffo che deve salvare la sua regione. Ma sì, guarda, Emiliano è sembrato, guarda, ha dato l'impressione di essere anche lui un orsetto in questa,
in questa situazione, perché sembrava si volesse dar tanto da fare, però relativamente giustamente sosteneva di non poter contrariare quello che il presidente, il premier cosiddetto, imponesse. Diciamo che tra Emiliano e De Luca quasi quasi preferisco De Luca. È più incisivo. Ecco. Beh, anche se c'è molto show in De Luca. Assolutamente, assolutamente, però sicuramente ha comunque preso delle iniziative che invece il nostro presidente della regione non ha preso. Il grosso problema, grazie a Dio, almeno fino ad oggi, fino ad ora. Anche se è stato comunque molto presente. Sì, diciamo che ha parlato. Il presenzialismo non è che basta. Sì, però almeno ha parlato del contagio, della pandemia, dell'epidemia sin da subito, contrariamente a quello che hanno fatto i governatori delle città che si sono ricordati la settimana scorsa che eravamo in allarme nazionale. Il problema è che grazie a Dio, il coronavirus marginalmente ha toccato l'area ionica. Ci sono stati dei casi dovuti a negligenza, a follia di qualcuno che poi ha questa negligenza ha prodotto il diffondersi del virus, vedi in primis il caso di Castellaneta. Però se consideriamo la realtà delle terapie intensive, questi, i numeri sono molto contenuti e ripeto, grazie a Dio le cose stanno andando bene, ma nell'ipotesi in cui effettivamente vi fosse un surplus, una richiesta, una necessità enorme di terapie intensive, è lì, come si dice, casca l'asino. E beh, Luigi, nel senso che è piaciuto chiudere gli ospedali? Queste sono le conseguenze. Assolutamente. Intanto ritengo che non possiamo ritenerci fuori dal pericolo. Perché non sono neppure trascorsi 15 giorni dalla seconda ondata del nord. Emiliano ha premesso e ha messo le mani avanti, ha detto attenzione, se qui dovesse succedere quello che sta succedendo in Lombardia, noi non ce la facciamo minimamente. Già la Lombardia è in sofferenza atroce e parliamo di una regione che a livello sanitario è il top forse in Europa. Ma immaginate la situazione di Taranto, ed Emiliano ha cautamente messo le mani davanti dicendo attenzione che se succede quello che è successo in Lombardia qui veramente è un'ecatombe. Sì, assolutamente. Diciamo che anche da questo punto di vista la Lombardia anche in questa occasione di crisi e di confusione totale è riuscito, diciamo, il governatore della Lombardia a gestire strategicamente un'operazione, e cioè a mettere a soccorso della Lombardia stessa l'ex Bertolaso, il quale con il sostegno del più forte imprenditore della Lombardia sta mettendo su un ulteriore ospedale che poi ovviamente rimarrà a servizio della Lombardia, che ancora una volta sarà avanti come sanità rispetto alle regioni del sud. Potevamo cogliere questa occasione e trovare magari anche noi un benefattore o un Bertolaso che trovasse un benefattore. Come anche vorrei esprimere il mio applauso al governatore del Veneto Luca Zaia. Io non sono leghista, chiariamolo, perché sennò qui uno esprime un apprezzamento nei confronti di un governatore leghista e automaticamente diventa leghista. Non sto entrando nel merito del governo Zaia per tante ragioni, però dico che in ambito sanitario si sta facendo sentire. Vedi per esempio il fatto che ha detto qui bisogna attuare una politica di tamponi a catena, costi quel che costi, come la Russia, va fatto, e poi anche si sta battendo per l'introduzione del farmaco che almeno l'AIFA nega la validità scientifica, la capacità del farmaco di davvero estinguere il virus, cioè nel senso che l'AIFA dice non vi sono prove che il farmaco lo debelli, e Zaia si sta battendo perché questo farmaco possa essere sperimentato. D'altronde, se
in Cina ha provocato, ha prodotto il 91% delle guarigioni nei casi in cui è stato applicato, beh, perché non provarci? Beh, perché ovviamente in Italia, e così come nel resto d'Europa, c'è il business farmaceutico che magari hanno già in mente di insomma, adottare altri tipi di linee. E questo me lo aiuti, mi aiuti a dirmi che sicuramente a livello borsistico e a livello finanziario il settore farmaceutico avrà un importante peso, pertanto è probabilmente anche questo il motivo per il quale l'Italia, insieme costretta serva dell'Europa, sta contenendo questo incoming di un farmaco che presumibilmente possa aiutare i nostri cittadini. Bene, concludiamo qui questa chiacchierata. Questo termine incoming, questo inglesismo, com'era bello usarlo per il turismo. E ora deformazione. Stiamo parlando dei farmaci. Che cosa? Cos'è il coronavirus e chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente qualcosa che nessuno di noi si aspettava.